vado a fissare, non vado a fissare, non vado a fissare, non vado a fissare. Salve a tutti! Come avrete letto dal titolo, faccio un altro episodio della mia serie dei trucchi monocromatici. Se vi siete persi gli altri video, perché ne ho fatti un po' di questa serie ormai, li trovate tutti qui nelle schede informazioni, trovate una playlist con tutti i make-up in questione. Come avrete letto dal titolo, faccio il trucco monocromatico di giallo, che nell'ultimo monocromatico è stato il colore più votato nel sondaggio che vi lascio sempre qui nelle schede informazioni e lo trovate anche in questo video, anche se i colori stanno per finire, quindi come notate ho già fatto la base per un fatto di velocità nel video e anche perché i prodotti che utilizzo sono sempre gli stessi, quindi mi sembrava inutile farvi vedere anche come faccio la mia base. Premessa: vedrete i pennelli già tutti sporchi, perché in realtà questo video ho provato a registrarlo già ieri, ma per via della luce, dato che io registro con la luce naturale, poiché non ho portato la ring light da Firenze a qui, perché in realtà qui dovevo rimanerci per un breve tempo ma la quarantena mi ha incastrato qui, ieri la luce naturale ha deciso di abbandonarmi completamente. Anche oggi non è che la luce naturale sia chissà quanto bella, però noi ci arrangiamo. Direi di cominciare subito applicando una base. Utilizzo questa base qui, il Conceal and Define Foundation di Makeup Revolution. Prima di applicare gli ombretti vi ricordo di iscrivervi a questo canale per sostenermi, di seguirmi su Instagram, trovate il mio nickname qui da qualche parte, per chi ha piacere di seguirmi anche su TikTok, che è una piattaforma sul quale adoro umiliarmi completamente senza nessun tipo di freno inibitorio. Andate a seguirmi su tutti questi social network. Vado subito a prendere la palette Diego della Palma nuda, questa è la numero 63, e vado a prelevare questo color panna qui e lo vado ad applicare su tutta la mia palpebra fissa come sorta di colore di transizione. Ora vado dalla mia palette Creative di Makeup Revolution a prelevare il giallo, che c'ha un bel buco dentro, questo non si è rotto, gli ho fatto fare io il buco, che si chiama Trendsetter, e lo vado ad applicare nella parte più interna della mia piega fino a metà occhio. Dopo aver fatto ciò vado a prendere la palette iconica di Cosmify e vado a prelevare Oprah, che è questo colore qui, è un giallo senape con una puntina di verde, e lo vado ad applicare nella parte più esterna della mia piega, sfumandola anche verso l'esterno. Ora prendo il pennello con il quale ho applicato il colore della palette di Diego della Palma, lo vado a riprelevare e lo utilizzo per sfumare bene i contorni e unire bene questi due gialli, concentrandomi specialmente su questa parte qui, quella che si va a spingere di più verso l'esterno. Vado a intensificare un po' questo giallo qui, perché sfumandolo è andato un po' a perdere. Vado a riprendere con un pennellino piatto il prodotto che ho utilizzato per fare la base e vado a tagliare la mia crease in una maniera completa, ma soprattutto molto allungata, come ho fatto con il mio trucco solo di arancione. Ora vado a prendere dalla palette di Makeup Revolution Shield with Cannabis Sativa questo colore qui, il più chiaro, shimmer, che si chiama Calm, e lo vado ad applicare con un pennellino piatto nella parte interna della cut crease che ho appena tagliato. È molto chiaro, quindi io non so se voi dalla videocamera riuscite a percepirlo in realtà, e mi fermo a un po' meno di metà occhio, portandolo anche sull'angolo interno. Ora con un altro pennellino piatto vado a prendere dalla palette iconica Meryl, che è questo oro qui, e lo vado ad applicare al centro della mia palpebra, andandolo anche a sfumare con il colore di prima, solo nella parte centrale. Per ultimo vado a prendere l'ultimo ombretto shimmer da questa palette, che è l'Amber Passion di Primark, e vado a prelevare il colore centrale, che è un oro bronzo molto molto bello, anche se è un po' più arancionino che tendente al giallo, e lo vado ad applicare su tutta la parte restante della mia cut crease. E
vado a sfumarlo con un pennellino pulito questa volta verso l'oro. E faccio la stessa cosa dall'altro lato. Dopodiché col pennello da sfumatura vado a riprelevare ombra e lo vado a sfumare verso l'esterno, al di sopra del bronzo che abbiamo trascinato al di fuori. Ora viene la parte un po' più grafica e soprattutto un po' più complessa, e che soprattutto non piacerà alla maggior parte delle persone. Vado a prendere dalla palette iconica Cleopatra, che è il nero. Lo vado a prelevare con un pennellino molto sottile e angolato. Questo qui è quello che solitamente utilizzo per le sopracciglia. E vado a delineare la cut crease che ho tagliato prima col correttore. In questo modo vado a sfumare un po' questa linea con un pennellino a penna molto sottile. Però non la vado a sfumare più di tanto, perché in realtà voglio una linea abbastanza netta. Dopo aver fatto le linee è il momento di fare il mio eyeliner. Ho deciso di fare l'eyeliner lucido, più che altro, non so, secondo me ci stava bene. Utilizzo l'unico eyeliner che posseggo, il Rocuture Vinyl Black di Catrice, e vado a fare una linea abbastanza sottile ma molto lunga, che si prolunga in maniera parallela a questa linea finale che abbiamo fatto nera. Io dico linea sottile, però poi mi vengono fuori queste. Dopo aver fatto questo, mi occupo della palpebra inferiore e vado a prendere il nero e lo vado a sfumare qui sotto. E ne vado ad applicare un po' anche nella rima interna, perché sono pigra e mi scoccio di andare, di alzarmi, prendere le mie matite nere e applicarle all'interno dell'occhio. Dopo aver fatto questo, vado a prelevare Opera, che è il giallo più scuro, e vado a sfumare questo nero. E lo vado a portare anche verso l'esterno, come se fosse la sfumatura dell'eyeliner. Sempre dalla palette di Diego della Palma vado a prelevare questo colore qui e lo vado ad applicare qui all'angolo interno. Dopo aver fatto questo, una persona intelligente che trova le sue ciglia finte metterebbe le ciglia finte, ma dato che io le ho perse nel casino della mia stanza, vado ad applicare abbondante mascara. Questo è Lash Princess False Lash Effect Mascara, quello waterproof. Vado ad applicare il rossetto. Prima di questo, voi se pensate che il trucco è finito, dopo il rossetto, è vero, però non chiudete ancora il video, perché alla fine del mio video, gli ultimi secondi, sono le mie papere. Quindi se vi volete fare una risata in questo periodo così negativo, trovate alla fine di ogni mio video delle papere di me, dei fail, di me che fallisco, che mi cadono le cose da mano, che mi succedono cose assurde. Ora vado ad applicare il rossetto. Ho deciso di applicare questo rossetto molto scuro, che secondo me ci sta bene con un trucco così, poi sono gusti. Ed è un rossetto di Aura, l'Absolute Matte Velvet Fill. Questo è nella colorazione 631, Hands All Over. E non ho una matita labbra dello stesso colore, quindi vado a utilizzare prima un pennellino labbra con il prodotto al di sopra per fare i miei contorni. Poi vado con l'applicatore. Lo faccio asciugare e ci faccio una seconda passata, perché non ho capito che è successo, ma è diventato straliquido e non omogeneo, come potete vedere. Ed è strano, perché non era così appena comprato. Una volta asciugato il rossetto, vado ad applicarci del gloss su e vado ad applicare questo gloss, che è un'edizione limitata del calendario dell'avvento di Catrice. Lo vado ad applicare su tutte le labbra. Dato che il trucco è finito, è il momento di avvicinarvi il più possibile a me e farvi vedere nel dettaglio tutto il make-up, quindi... It's sexy potato time! Fatto questo, il look è finito, il video per oggi è finito.
Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel mi piace. Vi ricordo che qui nelle schede informazioni trovate i miei video passati, la playlist che comprende anche il video che avete appena visto e un piccolo sondaggio per capire qual è il colore che vorreste vedere di più nel prossimo trucco monocromatico. Se vi sono un minimo simpatica e vi va di sostenermi, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, seguitemi su Instagram, trovate il mio nickname qui da qualche parte e seguitemi anche su TikTok, anche questo nickname lo troverete qui in sovrimpressione nel video. Vi lascio alle mie papere, per il video di oggi è tutto, Camarone vi accompagno e noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Cominciamo benissimo questo video. Ma che cosa sono? Sono questi seccapelli. Mi devo ricordare quale pennello ho usato per cosa ieri. Voi dovreste vedere il macello che ci sta davanti a me in questo momento. Apriti! Non siamo. Ecco. Io lo giuro, era qui. Perché ora non c'è più? Ci ho buttato la mano dentro. Stava per cadere tutto. Ovviamente. Ma questo sopracciglio che non vuoi stare fermo? Cioè, io non. Boh, io non so applicare i rossetti. Non si vuole asciugare questa cacca. Una cosa come 50 pennelli da lavare, finito questo video.